Una, o destra, destra o sinistra? Ma non è roba che va nelle parti intime, vero? No, se no te la mettono nelle parti intime. Ma un po' caldo. Posso toglierla? Ok. No! Io ho freddo. Ti brucia tantissimo. Sì. Come se mi avessero messo due ghiaccioli qua. Non so, ho freddo. Non lo senti? No. Tu sei rosso fuoco. Sono ancora piena. Come vado io domani al lavoro? What's poppin', guys? Come state? Benvenuti in questo nuovo videoblog. Woo! Allora, raga, già da adesso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun videoblog e per unirvi a team, anche perché tra un po' stanno finendo. I videoblog finiscono, ve l'avevo detto quando sono tornato da Tenerife. 30 giorni e basta, purtroppo, perché è duro tenere questo ritmo. Però seguitemi su Instagram, Gerico7, per rimanere sempre aggiornati, così che vedrete se mai qualcuno... Bah, basta, non si dice nulla. Mi raccomando, se no... di qua... In su, pirouettante. Ma no, che mal di testa. Comunque, raga, ho ancora male al dente. Quando mi passerà questo male? Penso, cioè, un paio di giorni. Ho domani. Tenuto ancora il cosetto lì che ha una garza. Non posso mostrare perché è piena di sangue. E devi aver pazienza, Gian. Che rumore. Non è che c'è il labbro di tartaruga. No, ok. Comunque, raga, avrete letto il titolo, oggi ho in mente un bello scherzetto. Perché se vi ricordate, nel vlog di ieri, se non sbaglio, ho detto a mia sorella e alla sua amica che avremmo fatto una sfida assieme, che ho visto in America, eccetera, assolutamente nulla vero, che consiste nel prendere delle creme diverse. Una è termica, calorosa, cos'è? Sì, una è effetto caldo, molto riscaldante. Un'altra è paralizzante, tipo, ok? E la terza cos'è? C'entra con quelle lì o cos'è? Sì, sì, sempre effetto caldo. Ok, vabbè, comunque girami la scena, Max. Innanzitutto mi servono delle creme. No, ce n'è una di un tipo e una di un'altra. Bene, avete visto, in poche parole, non sanno però che non esiste nessuna sfida. Parla con sta Parlo roba io, non esiste nessuna sfida. Brava, brava. Grazie, grazie cameraman. Non esiste nessuna sfida perché l'obiettivo è metterle queste creme. Mi raccomando, non rifatelo a casa. Mi raccomando. Farle soffrire, Maverick, cioè qual è l'obiettivo? Che devono resistere. Sì, questa è la sfida che loro sono convinte di fare, ma non esiste questa sfida. Noi rimettiamo queste creme come ho fatto tanti anni fa la Veronica dicendo il massaggio eccetera, con l'obiettivo che la sfida non esiste e c'è lo scherzo che appunto una magari rimane, non dico paralizzata, ma che sente, inizia, esatto, sì. Mentre quella riscaldante senti bruciare sulla pelle. Se dici che brucia, sì. E se le mixiamo, quello che ho pensato, per me hanno meno effetto mixate, perché quella paralizzante va a contrastare quella del sì, fuoco. Contrasta il ma allora delle... a una mettiamo paralizzante e una di fuoco? Sì, anche. Proviamo così e vediamo la differenza. Sì. Comunque appunto non è nessuna sfida, nessuno deve resistere per più secondi. Se la mettono, io dirò che devono resistere almeno quei 10 minuti. 10 minuti per far sì che inizi a fare un po' di effetto, eccetera. Bene, in realtà nessuno vince la sfida, non esiste, cioè devono solamente essere prankate. Un po' cattivo, lo so, però vedete sempre degli scherzi un po' diversi, cattivi. E allora eccoci qua. Ehi! Madonna, come sei vestito? Perché? Madonna, ma che cazzo? Perché? Come ti permetti? Terribile sarebbe. Comunque finché eri fuori a registrare è arrivata una persona. Sì sì, ho capito. È una sorpresa per te. Oddio, ho preso paura. Ma che cazzo. Ciao, ciao, ciao. La ragazza che è innamorata di me. Comunque te la lascio andare. No, scherzo, scherzo, scherzo. Mi hai spezzato. Ho spiegato la sfida, è molto semplice. E ma vediamo chi resiste di più. A loro. Vuoi che te la rispiego anche no, te? No, ma la fai con Vero? No, no, tutte e due volevo che partecipaste, no? Ma perché tu non mi dici che quando io vengo qua dobbiamo fare qualcosa? Dai. Perché così è più permettibile. Devo fare qualcosa di nuovo. Vabbè, e cos'è? Tu ti dichiari a me oggi? No, oggi non è uno scherzo, non c'entra nulla, è una sfida. Ah, quello che dovevamo fare l'altra volta. Esatto, proprio quello. Okay. Ora rifacciamo questa bella sfida. Posso però? O meglio, la inizio. Allora, cioè, è una settimana che sto dentro. Da ieri, comunque. È da ieri. Da ieri che gira gente per casa. Non è questo. Sì, anche. Tanto raccogliamo la crema che... Cosa? Non ancora. No, non si vede, non si vede. Una. Io cerco le ok, eccola qui. Molto, molto carina. Quest'altra invece, regalo un nuovo telefono. Altro vlog. Siccome qua non c'è scritto nulla, volevo farti esatto, vedere. Esatto, questo volevo mostrare. Volevo farti vedere. Cosa? Lei. Crema paralizzante. Ah, è per tattoo. Quindi proprio dovrebbero... Come è scritto in una lingua, mi pare un po'... Ragazzi, se per caso qualcuno sa il cinese o il giapponese, me lo dica qua sotto nei commenti. Io mi sono già bendata. Ok, ma a me basta che non esca l'orecchio. Ok, sono bendate perché ovviamente
non possono scegliere loro la crema, ognuno si beccherà quella che è. Cioè una sceglie e l'altra... Vai, scegli prima me, esatto, lei si prende gli scarti. Ok. Però non voglio farla perché sennò capisci qual è. Quindi devi dire o destra, sinistra. O sinistra, la tua ovviamente, destra, sinistra. La mia destra. Ok, questa qua. Questa qua. Grazie Kiki. Madonna. Questa qua io. Tu quale hai, scusa? Una grande. Io ne ho una grande. Vuoi sentire la mia? Ecco, non riesci neanche a trovarla. Lei ha dato la colla, l'after. Tu certo. Si attacca di nuovo. Adesso me la metto da sola così. Non so, ci deve aiutare. Vuoi che le metta io o le metti tu? Metto io, ma in che punto? Qua? Sulla spalla. Ok, potete resistere di più, almeno qui 5-6 minuti. Sì, ma entrambe le cose fanno effetto o... Sì, tutti due hanno un effetto, poi non so quale è più cattivo dei due. Ok. Ok, solo una cosa, dopo che l'abbiamo messa ci possiamo togliere la venda? No, puoi toglierti il vestitino se vuoi. Cioè, comunque, Luca, sono sempre tua sorella. Sto scherzando. E parto con Kiki. Ok. Okay. Ma non lo fai in simultanea anche a lei? No, perché dovrei farlo io, ma devo riprendere. Con quale mano? E mettiamo qua così. Qua sulla spalla. Qua sulla spalla? Sì. Sono due spalle. Ok. Sì, non andare più giù, grazie. Che mi togli le piccole protuberanze mio. Ok, beh, intanto la spruzzo qua, che non sia mai che... No. Oddio, Gianna, quanto ne hai messa, Gian? Ok, ok. Gian, la sento scendere, ti prego. Ok, non so un po'. Togliela un po' perché forse c'è quel tubo lì che è un po' si è aperto. Tranquilla, che quella di Veronica lo utilizziamo tutta. Sì, perché è così piccola. Ha un buon odore? Madonna. Ma non è roba che va nelle parti intime, vero? Eh? No. Ok. No, se no te la mettono nelle parti intime. Ma Gianluca! Madonna! Scherza. Non voglio sentirla. Ma quante ne hai messe? Cioè, neanche quando vado a prendere il sole ne metto così tanta. È tipo quella solare. Sì. Beh, è stata messa? Sì, sì, adesso tocca a me. Ma la finestra è aperta. Perché dici? Hai freddo? No, fa un po' caldo. È caldo, madonna. Dov'è? È partito il timer per Kiki, eh? Ma quanto devo tenere? 5 minuti. Ok. Chi resiste più per 5 minuti ha vinto. Intanto vediamo Veronica. Cosa qua. Vince? Un bacio. Perugina. Ok. Gian, puoi dire che vince un viaggio o qualcosa di... Ah, un viaggio? Ma... Non posso un viaggio a Poi devi fare un viaggio con me. Ok, niente, va bene, faccio perugina. Dopo che mi hai spezzato il cuore. Okay, occhio che lì. Ho un neo lì, Dove? Sopra. Devi dirlo prima, già messo su. Togli ma dal neo. Non c'è niente, veri. Sto scherzando, ho messo su tutte e due i neo. Ma di solito non avete l'aria condizionata dentro? Sì, c'è. Sì, c'è. Ma perché è caldo? Occhio, l'hai messa... Dai, veri, ti sei toccata i capelli e ti è andata tutta... Vabbè. Ma così mi entra tutto il naso. Che cosa? Questo odore, non so se è la tua o la mia. È anche quella di lei un po'. Mamma, c'è il secchiello se devo... Secchiello? Ti do un sacchetto. Io devo solo togliermi la benda perché mi viene male con la benda. Perché? Posso toglierla? Ok, vai, potete levare la benda. Devo la benda perché mi crea... Devi levarla. È bella incremata. Cavolo. Cioè, scusa, tu non senti niente, dici ok a me. Ok. Scherzo, altro che... Tu hai indicato che era finita la tua. Io ho freddo, sento una cosa molto fredda. Come freddo? Fredda, fredda, gelida. Io ho la mano mixata. Che dolore sta? Ho messo tutte e due. Sta da quella di emorroidi, È quella, l'hai proprio vista? Quella. Sì. No. La tua sta da culo. Veramente? No, ovviamente no. No, la mia... Mi hanno detto non che le ha usate. Ah. Brava. Forse gli occhi erano un po'... La mia è fredda. Sì, ma perché la crema è fredda, veri, normale. È fredda. Quanto è passato? Ok, comunque, vediamo. Attualmente il timer qua è passato 3 minuti. Gian, il timer dei finti. Che cavolo mi hai messo, Gian? Cosa? No, te lo giuro, è una crema revitalizzante. Ti brucia tantissimo. Guarda le gambe. Se non riesci a resistere, lo puoi togliere e hai perso. Ma ti sei messo il dito nell'occhio? No, quello non sporco, penso. Non lo so. Tu stai resistendo così, non ti fa nulla la tua. Allora, la mia, ripeto, sento molto freddo. Fagli mettere la mia. Molto. Vuoi fare un mix? Me ne hai messo sul collo anche. No. Senti il collo bruciare, vediamo. Sì, non c'è. No, lì è una cultura di zanzare. No, lì è...
È una zanzara. Okay. Quanto è passato? Fa caldo, attenzione, vediamo. Timer 3:50, 3:50. E dopo 5 minuti che dovevamo fare? Chi la toglie per prima ha perso. Chi non ce la fa più dice stop. Ok, mi inizia a bruciare. Ma come bruciare? Davvero, la tua... Ma questo non capisci un c***o, cioè sta sendo caldo, freddo. La mia è come... Adesso mi sento come se mi avessero messo due ghiaccioli qua. Madonna, gelido. Addirittura. Gelido e... Come se mi sento tipo un zecchio. Oddio. Ma mamma mia, vorrei togliere la pelle. Ma così. Quanto manca Gian? Attenzione. Ah, puoi pure cedere e ha vinto Veronica. 4 minuti e 10. Dai, 50 secondi. Fa caldo in questa casa, eh? Ma perché non c'è il condizionatore. Ma scusa, ma se arriviamo tutti a 2 a 5. È l'ultima che c'è il cambio. Ma tu cosa stai facendo? La mia amica male. Fa caldo? Non posso grattarmi comunque. Certo. Sì, se vuoi datti una grattata. Mi metto nelle unghie. C'è sempre il problema. No, non la sto togliendo, no, mi sto grattando. Perché la fastidio. Ma tu cosa fai così con i piedi? Cos'hai? È un antistress. Ma la tua senti qualcosa? Gelo, no? Gelo. Ma come ora gelo? Gelo, Gian. Ma che cazzo di crema ti ho dato? Gelo. Ti dico, la tua era cinese e giapponese, quindi non so cosa c'era scritto nelle controindicazioni. Ma sei serio? Vabbè, ci manca. Ma sei pazzito? La sua invece era un effetto scaldante, quindi che poi ti andava a scaldare. Ma per bene. Ma tu hai problemi cervicali, ti fa bene, sei scaldante. Ma me le ha messe sulle cervicali, ascolta, no qua! Cosa mi scalda, i polmoni? Quanto è passato già? Attenzione, sono passati 2 minuti e 50. Ma no! Non è vero. No, 3 minuti prima. No, ho letto male. Ho freddo. No, Gian, ti prego, non voglio perdere, ma non ho freddo. Seriamente freddo. Siamo a 4:46, 47, 48, 49. Come è freddo? Vuoi una felpa? Beh, non te l'avrei portata comunque. Faccio io perché così mi stai facendo aria anche a me. Non ne ho bisogno perché la mia è già gelida. Mi scusi. Ma se tu ti tocchi lì, ti senti ancora il corpo? Beh no, lì no, sul collo non te l'ho messa. Cioè, fammi, te l'ho messa sulle spalle. Se io ti tocco, tu senti? Prova. No. Non senti? No. In realtà la tua è paralizzante. Mi sa che rimani... Sì. Infatti è freddissima, per quello è così. Paralizza. Perché è fredda. No. È ghiaccio. Vedi, togliertela, se no ti paralizza il dito. No, il suo è diverso. C'è scritto: avvertenza, al primo utilizzo del prodotto si consiglia di applicare su una piccola area della cute e attendere a qualche ora prima di procedere per testare la reazione della pelle. Togligliela. Capito? Quindi prima bisogna mettere poco e poi bisogna testare. No, ora è diventata rossa. Ma sei abbronzata? No, no, sei abbronzata di più. Sì, 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 sì. Solo perché la tengo su. Oddio, non so. Ma che passata? Aspetta, la spalla. 1:50. Dietro allora forse dobbiamo metterla a lei. Dove non ha messo questa? Ah, dietro bisognava metterla. Sì. Dai, rifacciamo. No, aspetta. A te questa? E sono passati 5 minuti. Vediamo, attenzione. Sono passati Facci vedere, Gian, facci vedere. Non ho mai attivato un timer. Dai, Gian, dai. Ma perché? Quanto è passata nella telecamera? Quanto è passata nella telecamera, Gian? Allora, in realtà, spieghiamo la realtà di tutto. Togliamo tanto. Togli. 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 No, posso ammettere che la challenge non esisteva. Come non esisteva la challenge? E che cazzo? In che senso non esisteva la challenge? No, non ho mai contato il tempo, non era un obiettivo che rimaneva. Gian, io sono già. Era solo perché dopo 7 minuti iniziava a fare l'effetto vero. Per essere tra poco iniziare. Gian, ce l'ho già! A mettermi di ano con le gambe in su e. Ce l'ho già! Freddo, gelido, freddo, toglila! Toglila! Toglietela insieme! Ce la togliamo insieme! Okay. Vai! C'è tanto caldo. Sai perché fanno così? Madonna, chi c'è? Perché hanno paura? Così ce la stiamo togliendo insieme. No, ma ce la stiamo togliendo. Nel caso ci fosse ancora la challenge, stiamo perdendo insieme. Senti quanto sono perse fredda. Insieme, ma le challenge non esiste. Madonna. Tu sei rosso fuoco. Anche dentro. Andiamo a sciacquarci, vieni. Sì, acqua fredda. Vieni. Se è fredda lei calda. Diciamo che era uno scherzetto un po' così, un po' nocivo, cattivo. Forse non troppo carino. Non è ancora pieno.
Raga, mi raccomando, non fatelo a casa. Povere. Ma sì, era solo anche per trollarle. Non è un prank, è un troll. Però comunque mi meriti 10 punti, per favore. Girami la classifica. Brava, anche lei 5 punti in più. Complimenti, complimenti. Perché come sempre è la complice. Ok, leggiamo le controindicazioni qua. Ah no, è tutto cinese, non si può leggere. Mi spiace. Come sta andando qua? Eh? Ah, perfetto. Un attimo, per favore. Ah, sì, sei rossa. Ma come? Ma basta, è passato. Aspetta, no, torna, mettiti sotto la luce. Lì che c'è una bella luce. Fai vedere come vado io domani al lavoro. Vediamo. Dove sei andata? Le Bahamas, solo qua? Qua con l'ala così? Ok, si può mettere che è un po'. Un po' Gian. No, non tanto, non tanto, ti giuro che. Io non sono si tutta vede sbavata, molto. Non guardatevi, vi prego. Cedidissima. Ma ti è passato? Non fatele a casa. No. Non fatele a casa. Madonna. Non fatele, mi raccomando. Voi volete fare questa sfida favolosa, eccetera. Lo siete meritate anche. Ma avevi detto che era una roba leggera. Leggerissima o no? Io non abbiamo neanche vinto niente. No, secondo me adesso ci farà, conoscendo Gian, ci farà una sorpresa bella dopo quello che ci ha fatto. Sì, sì, sì. Io freddissimo. Importante è crederci. Comunque questa parte qua non la sento. Ah, non la senti più? No. Infatti la tua era paralizzante. Di qua invece sì. Poi non ci sono, non so leggere indicazioni perché c'è scritto tutto cinese e giapponese. Posso quindi metterlo il bepante, no? Un po' di pepante. Sì, metti una crema. Beh, non ridere perché anche te ti meritavi quella. Che vabbè, voi l'avete scelta. Giusto, giusto. Tu hai voluto questa crema. Io ho detto no, tutti i vecchi li scarti. Vabbè, ma brucia seriamente? Cioè, hai sentito caldo? No, già, veramente. No, veramente. Che l'hai messa a me questa. Poi l'hai messa troppo. Un po' più, esatto. Cioè, all'inizio hai detto vabbè, no, sarà poco. Invece un caldo. Poi hai iniziato a sentire caldo. Prima pizzicare, poi caldo. Raga, direi che il video può terminare qui. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nessun videoblog e per non divertirvi, perché hashtag è ogni giorno. Mi raccomando, non fatelo a casa. Mi raccomando, convolta. Non fatelo a casa. Dai, poteva andare peggio, eh. Sono stato gentile, l'ho lasciata per pochi minuti. Sono ancora di là a lamentarsi. Comunque, prima di finire, per favore, Loxy, gira la musica. Il balletto, baby. No, oddio, mi sono perso, come si fa? Aspetta che sposto le sedie. Pure dolorante, incredibile. Detto ciao, ci vediamo domani. Oh, no, aspetta, è anche l'ora del 360, per favore. Foxy, girami la musica. Vicino al maialino, attenzione. Perfetto, sempre piroetta così, mamma mia, incredibile. Basta, ci vediamo domani, perché ogni giorno è peace.